Non può sostenere, non si può sostenere una roba così. Il tradimento di Beppe Grillo con il partito delle banche. Bisogna essere ottimisti. Sinceramente, mi aspettavo una rivolta dei grillini, una rivolta di tutte quelle persone che hanno creduto nell'idea del Movimento 5 Stelle. E allora ecco che nascono questa volontà di... nascono cose strane in Italia, dei popcorn. Solo una persona ha visto, che è Luigi Paragone, che ha dichiarato pubblicamente che nel caso l'accordo assurdo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico fosse andato in essere, lui si sarebbe dimesso. Però il mio voto di fiducia, per coerenza con tutto quello che ho detto in televisione, io ho pagato dei prezzi, contento di aver pagato dei prezzi, però sono coerente con quello che ho detto in TV, l'ho detto in una trasmissione radiofonica chiusa quando la radio è stata comprata da Berlusconi, l'ho messo nero su bianco sui miei libri, quindi mi dispiace, ma non potranno avere il mio voto, ma per il semplice motivo che questa sinistra è la peggiore sinistra possibile. Alessandro Di Battista, poverino, non posta più dal 27 agosto, anche lui non sa più cosa dire. No, però vorremmo vedere se siete d'accordo, insomma, che lui alleanze di sicuro non ne fa. Ma io credo veramente, ora, con il massimo rispetto, io credo di aver risposto a questa domanda forse un milione di volte. Allora, per essere ancora più chiari, i giorni in cui il Movimento 5 Stelle non succederà mai, si dovesse alleare con i partiti responsabili della distruzione dell'Italia, io lascerei il Movimento 5 Stelle. Per non parlare di Roberto Fico o Luigi Di Maio, che sono costretti, come delle marionette, a cambiare idea da un giorno all'altro, in pieno imbarazzo. Il problema non è Di Maio. Non credo proprio che questa cosa stia facendo impazzire Di Maio. E quindi la conseguenza? No, ma no. E allora di chi è il... Credo che... Beh, è chiaro. Non può sostenere, non si può sostenere una roba così. Bisogna finirla. E Beppe Grillo, in piena ipocrisia, cosa fa? Fa dei post sul clima. Salvini probabilmente ha peccato di arroganza, ma nella sua perversa e nella nostra perversa immaginazione nessuno andava a pensare che il Movimento 5 Stelle, il partito contro le lobby, andava a mettersi insieme con il Partito Democratico, Partito delle Banche. Nessuno di noi avrebbe pensato a questo, era impossibile. Dai, sinceramente, anche i più fedeli a Beppe Grillo e anche i più fedeli di queste idee del Movimento 5 Stelle, chi di noi si aspettava che il Movimento 5 Stelle si fosse messo insieme al Partito Democratico? Ci sono segnali strani, eh? I numeri poi lo confermano che questo governo è un governo filobancario. Guardate un po' quello che sta accadendo. Quindi i mercati danno ragione a questo governo, le grandi nazioni filoeuropeiste danno ragione a questo governo. Quindi ci sono degli indicatori, sia nei fatti che nei numeri. La gente va fuori di testa, la gente è in mano alle banche. Alessandro Di Battista, oggi qualsiasi forma di comunicazione tu decida di mettere in piedi non servirà più, perché la Casaleggio e Beppe Grillo, in questo caso specifico, lo sai, sono indifendibili. Per tutte le persone che ti seguono, che sono davvero tante, tu sei molto bravo sia a fare comunicazione e sia a fare anche il politico, abbi rispetto di loro. Piuttosto, fai un movimento da solo con gli stessi principi del Movimento 5 Stelle e portalo avanti. Sono convinto che tantissime persone ti seguiranno. Io vedo in questo PD un atteggiamento ancora più subdolo di quello di Renzi, perché è un PD che ha cambiato volto. Fino all'ultimo secondo speri ancora in un ripensamento di Di Maio. Il problema non è Di Maio. Prima di tutto non c'è nessun patto con nessuno, tantomeno con la Lega, lo smentisco per la milionesima volta. Non credo proprio che questa cosa stia facendo impazzire Di Maio. Per quanto riguarda Di Maio e Roberto Fico, ovviamente non hanno il carisma che ha Alessandro Di Battista, però comunque hanno una posizione di visibilità. Allora, vi dico questo, Beppe Grillo è una persona che è molto brava a fare comunicazione ed è un personaggio pubblico. Quando voi non servirete più a Beppe Grillo, sparirete dalla faccia della politica e nessuno più vi darà retta. Quindi state molto attenti a non sputtanarvi ora come persone e come politici, cioè pensateci a questo. Ma anche dall'altra parte, Saviano, dove sei Saviano?
dove sei? Tutto teatro, tutta propaganda, tutta strategia. Spero che un pezzo di elettori del 5 Stelle che ha creduto davvero di cambiare le cose votando i 5 Stelle se ne accorga. Giocare con le parole fra contratto di governo o alleanza ormai non basta più. Premetto che, onde evitare equivoci, non ho fede politica. La mia unica fede da sempre sono i fatti e la ragione. Questo io credo, e anche il rispetto di tutti gli esseri umani. Non credo assolutamente che il blocco dei clandestini potrà salvare l'Italia, non ci credo assolutamente. Come non credo che il reddito di cittadinanza così com'è abbia qualche soluzione per le persone o addirittura il taglio dei parlamentari. Questo non risolverà nulla. E guardate, il fatto che una persona sbarchi o meno da una nave non cambierà nulla a te e a nessun altro. Il fatto che al posto che 650 parlamentari ce ne siano 300 non cambierà nulla, e a te e a nessun altro. Un reddito di cittadinanza fatto così non serve a niente, a nessuno. Sapete cos'è che serve? Ci sono 250.000 pignoramenti di case di persone normali, quindi persone che sono state in difficoltà per un momento della loro vita e le banche stanno pignorando. Unicredit addirittura ha fatto un'agenzia al fine di vendere queste case. È una guerra, 250.000 persone che sono fuori casa, tra aziende e persone normali. Non parliamo di lobby, di gente che ha fatto evasione fiscale per milioni di euro. Parliamo di persone normali che stanno uscendo dalla loro casa perché non hanno pagato magari il mutuo, perché sono stati in difficoltà. Allora, questo problema va risolto immediatamente. Vi state mettendo con il partito che negli ultimi 5 anni ha dato 70 miliardi di euro alle banche. Vi state mettendo con quel partito dove c'è quel disoccupato mentale che ha tolto Equitalia e ha messo l'ufficio delle entrate e riscossioni che ha ancora più poteri. Nel 2016, infatti, oggi è possibile entrare nel vostro conto corrente, di qualsiasi conto corrente, verificare e se avete ritirato 500 euro 3 anni prima, voi dovete dimostrare il perché le avete ritirate e chi ve la date, perché altrimenti vi danno una multa. E se vi danno una multa, l'onere della prova è invertito, quindi unico caso al mondo dove l'onere della prova viene invertito. Ma potete difendere. Certo, andate in un tribunale tributario, quindi che costa dei soldi assurdi, e 8 volte su 10 perdete, perché l'onere della prova è invertito. Cioè loro vi danno dei ladri, pensateci, e voi dovete dimostrare che non lo siete, ma la prova che siete dei ladri non ce l'hanno. E state mettendo con quel partito che ha inventato la crisi e la sofferenza. Se una persona non paga una rata, due rate, perché è in difficoltà, la banca cosa fa? Mi mette in sofferenza, in CRIF, fa la segnalazione di Banca Italia, e anche le altre banche non vi daranno mai più soldi per tutta la vostra vita perché non avete pagato quel debito. E se avete degli affidamenti come azienda fuori, anche le altre banche vi chiedono il rientro. Cioè, quindi se siete in uno stato di difficoltà, non è che lo Stato vi aiuta. No, no, dà il potere alle banche di segnalarvi, quindi se sbagliate una volta, finito, avete finito, sei un maledetto. State facendo un contratto, ok, con il partito che ha più indagati della storia. Non lo dico io, lo dice Beppe Grillo, lo dice Di Maio, l'hanno detto tutti, Di Battista, okay? Non è che lo dico io, basta fare un po' di ricerche. Voi state facendo un contratto con loro. Mi viene in mente Travaglio, Di Battisti, Di Maio, Beppe Grillo, quando hanno fatto il Nazareno, l'accordo con fra Renzi e Berlusconi, no? È successo l'inverosimile, no? C'è stato qualcosa a livello mediatico da parte di Travaglio e Beppe Grillo che era uno scandalo. E adesso cosa state facendo? La considerazione che mi viene da fare è questa: che tutti possono sbagliare tranne che il cittadino. Se la banca sbaglia, fa manovre dove ci rimette milioni di euro, interviene lo Stato e gli dà 70 miliardi di euro. Se non basta, interviene la Banca Centrale Europea e gli dà altri soldi. Ma se non basta, interviene la normativa del buy-in e possono prendere i soldi dai correntisti. Quindi vari livelli di protezione. E nessun cittadino e nessun imprenditore ha questa agevolazione.
le banche sì. Poi ci sono i politici, anche loro possono sbagliare in eterno, 30-40 anni, quindi io posso fare delle promesse e non mantenerle, posso portare avanti degli ideali e poi confonderli, cambiare le carte in tavola e portare avanti dei governi che non c'entrano niente con i miei ideali, posso rubare e comunque rimango lo stesso al governo, quindi possibile anche che un politico sbagli, quindi le perdoniamo, noi perdoniamo tutti, però il popolo no, se sbaglia deve pagarne le conseguenze, se sbaglia il popolo deve pagarne le conseguenze, tu cittadino non puoi sbagliare, tu cittadino normale non puoi sbagliare, non puoi sbagliare, perché se non paghi una rata, due, ti mette in sofferenza e il tuo credito come persona, come azienda finisce e tutta l'Europa saprà che tu non hai pagato. Non puoi sbagliare. Tu se non paghi le tasse perché sei in difficoltà, perché sei stato messo in uno stato di difficoltà per una serie di motivi, tu non puoi sbagliare, perché io Stato arrivo e ti sequestro tutto. Tutto, ti sequestro il conto corrente, ti sequestro la casa, ti sequestro tutto. Quindi vuol dire che le banche, le case farmaceutiche, i politici, tutti possono sbagliare. Ma tu, no, no, no. Resettiamo senza violenza, perché guardate che sta, ci sono segnali strani, eh? Ci sono segnali strani. La gente va fuori di testa, la gente è in mano alle banche, c'è una percentuale del 25% in più di case che tornano alle banche perché la gente non riesce a pagare il mutuo.